Meglio burro d'arachidi o crema d'arachidi? Io ogni mattina mi alzo e nella mia colazione ne scelgo uno in particolare che va sicuramente meglio. Sono il dottor Enrico Veronese, nutrizionista, e se mi seguite in questo video vi dirò qual è la differenza tra burro e crema d'arachidi e se questo alimento così buono fa dimagrire e si può inserire nella vostra dieta. Se però vi interessa l'argomento nutrizione e stile di vita in generale, affrontato in modo semplice e diretto, con tante idee da cui voi potrete trarre spunto, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate le notifiche e mettete un bel mi piace sulla pagina sulla fiducia. Fate anche le vostre domande, a quelle più interessanti risponderò in un video specifico, una rubrica periodica proprio dedicata alla risposta dei vostri interrogativi più interessanti. Ma torniamo all'argomento. Ma c'è così differenza tra crema e burro d'arachidi? Tra poco vi spiegherò il perché e come inserire questo alimento così buono in dieta senza fare eccessivi danni. Prima però facciamo una considerazione. Che sia crema o burro di arachidi, e poi vi dirò chi dei due va bene e chi no, e anche il perché, sempre di arachidi stiamo parlando. E allora iniziamo con il vedere cosa c'è dentro all'arachidi. Partiamo purtroppo con una brutta notizia. Le arachidi hanno tanti grassi, ma proprio tanti, il 51%. Per carità, si tratta di grassi prevalentemente buoni, ma sempre tante calorie portano. Quindi la dose in dieta va calibrato con attenzione. E cos'altro c'è nell'arachidi? Ci sono anche dei carboidrati, 25 grammi, se tostate un po' meno, e 17 grammi di proteine, e questa sicuramente è una buona cosa. Meno buone sono le calorie che per via dei grassi possono arrivare quasi a 600 kcal letto. Insomma, parecchie. Nell'arachidi ci sono anche vitamine come la vitamina E, minerali, polifenolo, resveratrolo, che hanno effetto antiossidante e funzionale. Però personalmente preferisco inserire nei miei protocolli alimentari, soprattutto per persone che hanno già finito lo sviluppo, quindi adulte, mandorle e noci, perché contengono più omega 3. Ma vediamo di capire tra crema e burro chi è il cattivo. Teniamo presente che anche il buono, se gestito male in dieta, può diventare però un cattivo. Il cattivo è il burro di arachidi. Infatti il burro di arachidi ha un aggravante. Nel burro, rispetto alla crema, c'è dell'aggiunta di acidi grassi idrogenati. Perché li mettono? Per rendere tutto l'insieme più duro e spalmabile. E anche più buono. E anche l'aggiunta di alcuni oli, come per esempio l'olio di palma, il 10% circa, che a sua volta aumenta i grassi totali del 5% e di conseguenza anche le calorie. I grassi idrogenati non vanno assolutamente bene e li possiamo equiparare ai grassi animali saturi, che tanto male fanno. Inoltre, nel burro di arachidi viene aggiunto anche del sale, che nelle arachidi è minimamente presente, a volte oltre 1 grammo per 100 grammi di prodotto. Stessa dose presente nel tonno sott'olio. Certo, per renderlo sicuramente più buono, l'alimento ha più gusto, ma però è più dannoso per la salute. Quindi nel burro di arachidi abbiamo dei nemici, i grassi idrogenati, l'olio di palma e il sale. Mentre nella crema di arachidi queste sostanze non vengono aggiunte, quindi va meglio la crema. Ma c'è da dire però che sono meno dense a livello di consistenza, vanno un pochettino mescolate prima dell'uso, perché la parte grassa, quella oleosa, tende ad andare in superficie, cioè la mattina trovate una sorta di olio che galleggia sopra la parte solida e quindi dovete mescolare. E poi sono meno saporite le creme, meno buone insomma, perché il sale ovviamente rende il sapore più intenso. Però ovviamente la crema va meglio. Tanto per complicarvi la vita, vi dico anche che a volte i nomi vengono invertiti, dati a caso, per esigenze di marketing. Quindi si può trovare creme di arachidi che si chiama burro, oppure burro che si chiama crema. Quello che dovete fare, che è molto importante, è leggere le etichette.
Alla luce di quanto detto, la crema di arachidi ha senso o non ha senso nella dieta? Ha senso nel momento in cui l'alimento ci piace molto e quindi soddisfa una nostra percezione di gusto. Se dovessi scegliere, alla crema preferirei ovviamente le semplici arachidi. Meno un alimento viene strapazzato da processi tecnologici, più conserva le sue proprietà naturali. Ma a livello di piacere, non nego che la crema di arachidi è veramente appagante al palato e ogni tanto la inserisco nella mia dieta in dosi di circa 20 grammi a colazione. Vi ribadisco che la distinzione tra crema e burro non è ufficiale, per cui, come detto in precedenza, è possibile trovare burro di arachidi con le stesse caratteristiche della crema e viceversa, e dunque è fondamentale leggere sempre i valori nutrizionali. E anche quando l'alimento ha le giuste caratteristiche, poco sale, non ha grassi idrogenati e oli aggiunti, va inserito nella dieta con attenzione. Meglio nella prima metà della giornata e mai in grandi quantitativi. Perché? Ma perché ha tante calorie e la presenza di omega 6 che favoriscono i processi pro-infiammatori. Per questo è bene farvi seguire sempre da professionisti, nutrizionisti abilitati per legge. Intanto ti ringrazio di aver seguito il video e spero ti sia stato d'aiuto. Se ti interessa intraprendere un percorso nutrizionale con me, puoi contattarmi al link in descrizione qui sotto oppure direttamente sul sito compilando l'apposito modulo. In questo modo avremo la possibilità di parlarci. Per me è molto importante avere un contatto diretto con il paziente, in modo tale che io ti possa spiegare il metodo, le tempistiche e le soluzioni che adotterei nel tuo specifico caso. Solo in questo modo potrai avere le giuste informazioni per poter decidere senza impegno se proseguire o meno il percorso con me. Un saluto. A presto e ovviamente continua a seguirmi.